meno male. Basta, Sansone, basta. Intanto partita in questo momento 0-3 sul cronometro. 0-3 sul cronometro. Perfetto. Primo palo, la palla sfugge, va dalla parte opposta dove ancora il giocatore del Sassuolo la rimette in mezzo. E ancora Berardi, sempre pericoloso, che la mette fuori aria. Maxime Lopez dentro dalla parte opposta a Lorente, la mette morbida. 1-0 per il Sassuolo. E Gol, chi si è visto, si è visto, 1-0. Berardi. Se inizia, io dico un cazzo, perché non dico niente, perché andiamo semifinale di Champions, non dico niente, se no spaccavo tutto, perché si vedeva proprio lontano un miglio che non ci Non eravamo. c'è nessuno di qua, non c'è nessuno di qua. Guarda di là, Non c'è va. nessuno dalla parte di Italia, di là. Berardi, non c'è Di nessuno. Marco chiama già, non guarda Berardi, chiama, non dì che mancato Di Marco, devi andare su Berardi. Sì, ho Va bene, capito, non ma è offside. dov'è il Non c'è, non fuorigioco? esiste, ma va bene. Adesso lo rivedremo con le linee. Sì, Va bene, con i... comunque da prendere per le orecchie tutti. Bravi, siamo in Champions, Tutti, bravi. tutti. Però non sottovalutiamo queste partite. Non No, sottovalutiamo mai. queste partite. Quelli giocano alla morte, ne sbatte le balle. Quando vedono l'Inter si incazzano. Ok, la Nova che mette giù il pallone, c'è Brozzi di fianco a sé, lo serve, alza il testone per Di Marco. Di Marco la mette giù, limite dell'area, il tocco in direzione di Correa! Sì! Il Go. gol del tucco annullato! Il gol del tucco Annullato. annullato! Anche questo! Annullato. Perché? Per Anche cosa? C'era fuori gioco fuori gioco. Zeko? Fuori gioco lui. Di Ma c'era al limite dell'area! Marco, no, Di Marco mi sa che era fuori gioco. Fammi vedere a me, Di forse Marco Di forse era Marco. fuori gioco. Il mio ha preso con lo spezzo, allora vinciamo noi. No, aspetta un attimo, non è No, proprio no, così. no, aspetta un Tanto attimo, eccolo non è qua, finita. altro ancora una volta da solo, Enrique in mezzo all'area di rigore, Ma non in mezzo c'era all'area di nessuno rigore. da solo. E queste cose mi fanno incazzare, guardalo, da solo. Meno male che era lui, non era, lo so, un geco della situazione. C'era gol. Eh sì, eh Cioè, sì. ragazzi, dai, non. Però. Drammaticamente gol. Attenzione, Berardi, 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 davanti al portiere. Berardi fa scivolare De Vrij, tocca all'indietro Frattesi. Ma la para. Bene, 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 bene. La bene, para il bene, buon bene. Andanovic, meno male, meno male. Ma loro vengono giù quando accelerano come cazzo vogliono. E questo mi fa paura, Eh sì, molta. molta paura, molta paura. Lukaku si gira molto bene. Sì, Tiro sì, sì. a rete! Gol! Bravo Lukaku! 1-0, va bene così. Se pensa che stava Bravo. giocando, a me non stava piacendo per niente Romelu Lukaku, ma zero, Grande. ragazzi. Zero, non mi stava piacendo per nulla. Te l'ho detto anche prima, preferivo Correa, poi dopo lui mi ha smentito. Si gira finalmente come sa girarsi lui e mette il pallone nel sé. E che va bene, cioè nel senso non me ne può fregare di meno. Va bene così, sono sincero, va bene così. Allora, in questo momento siamo, Davide, 45-30. Ecco, figurati. Va molto bene, va sul fondo Bellanova. Dietro per Di No! Mamma mia. Diciamo cosa è successo. È arrivato questo pallone da parte di Bellanova, che è saltato veramente bene Rogerio. Il cross deviato, la palla va a Di Marco. Tiro a botta Bravo. sicura che avrebbe spaccato la porta. Si mette tre Deviato. soldi e devia il pallone in calcio d'angolo. Oh! No! Soldi su tiro dalla distanza proprio di Raul Bellanova, che tutta l'Inter va ad abbracciare. Bravo, 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 bravo bravo, bravo. ragazzotto, 2-0. Sta giocando il ragazzo, sta giocando il ragazzo. Adesso penso anche alla Champions. Penso anche alla Champions. Bravo il ragazzo, Con bravo. Lautaro Martinez, che adesso si gira il tiro Wow! Ci 12 minuti la ripresa, entra Lautaro, l'Inter entra per giocare a calcio e Sassuolo scompare dai radar, scompare dai radar, ci vuole molto, Quando gli Beh, esterni però si incazzano, è perché lo l'abbiamo detto, sappiamo eh. che valiamo 7 volte di più. Deviata anche questa, due autoreti, vuol dire che i giocatori del Milan, perché loro sono la seconda squadra del Milan, sono loro, non riescono a metterci l'impegno che ci ha messo l'anno scorso nell'ultima gara di campionato proprio contro il Milan. Ci ha messo un impegno clamoroso l'anno scorso.
3-1, cioè ragazzi, sì, D'Ambrosio si dimentica l'uomo, non so se hai notato, cioè mi viene da ridere perché su 3-1 mi viene da ridere, però non puoi dimenticarti, guardalo, cioè quelli che, quando no, ti dico Darmian deve prendere il posto di D'Ambrosio, perché D'Ambrosio non può più giocare, guarda, guarda, allora, tocco morbido, va. È brutto, cioè, è brutto questo gol. È brutto, arriva da Diego, Gagliardini non lo segue perché, vabbè, Gagliardini sa giocare a calcio e questo lo sappiamo. Ma c'è D'Ambrosio che si sposta verso il centro, andando anche lui a curare quello che già stavano curando, lasciando libero l'arrivo di Enrique da dietro. Errore. La difesa qua, che fa cagare in una maniera allucinante. Veramente cioè, impressionante. Ogni cross è gol, il portiere non esce neanche. Va, per curioso. No, beh, non poteva uscire. Però mamma mia che difesa. Qua è Aslani, si fa superare da Frattesi, andando non si tuffa perché ovviamente cosa c'entra tuffarsi, non rientra più nel suo ruolo e il pallone va in rete, uguale al gol praticamente quello di prima, un simile. Sì, 3-2 al 76esimo. Scusate la parola. Ci andiamo, ecco, in un quarto d'ora ora a dai, lascia stare perché sennò Brozzo, vai Epic, ma che c'è Lukaku in aria, Lukaku, gol! Lukaku, ed è finita qua, meno male, meno male, basta, spegni e andiamo su Instagram, ciao Davide, sono tanto finita la partita, l'Inter prende 3 punti meritatissimi, arrivederci, buonasera.